Allora, una cosa Netflix ancora non l'ha capita, cioè com'è fatto uno sfigato? Uno sfigato non è bellissimo, uno sfigato non è di successo, non è carismatico, non è brillante, non è espansivo, oddio, magari in alcuni casi c'è anche lo sfigato espansivo, non ha una bellissima carriera, lo sfigato è sfigato. Ed è pieno il mondo di sfigati. Ora, perché faccio questo discorso? Perché Odio il Natale, serie uscita su Netflix e che avrà anche una seconda serie l'anno prossimo, serie italiana e che parla di quattro, sostanzialmente, ragazze e dei loro trascorsi amorosi poco prima del Natale, soprattutto di una parla in realtà, sono dipinte, un po' come succede il mercoledì, come sfigate, diciamocela così, quando non lo sono, ok? Così come i mercoledì reietti e gli sfigati sono in realtà tutti bellissimi, bellissime ragazze, bellissimi ragazzi, partendo dalla protagonista chiaramente, così anche in Odio il Natale. In Odio il Natale ci vogliono fare credere che c'è questa ragazza, anzi questo gruppo di ragazze, perché non è la sola ad avere questo problema, che in 3 anni non ha battuto chiodo, non ha avuto uno spasimante, non ha avuto un appuntamento, non ha mai conosciuto un uomo, niente, niente, per 3 anni se l'è congelata, l'ha messa in frigo, ok? Idem la sua amica, che ha 30 anni, bellissima ragazza, 30 anni, non ha avuto manco mai un appuntamento. E occhio, qui non stiamo parlando di ultracattolici, di qualcuna, persone con problemi sociali, stiamo parlando di bariste, non so se avete presente, bariste bellissime. Io voglio trovare una barista bellissima che non abbia avuto uno straccio di persona fino a 30 anni. Una ne voglio trovare in tutta Italia, una. Un'infermiera che ha a che fare tutti i giorni con le persone. E poi altre due figure, però vabbè. Titti, che è una ragazza un po' più normale per i parametri della nostra società. Una ragazza che ha i suoi appuntamenti, le sue convinzioni. Normale. E poi una donna sposata, dipinta come al solito, perché come al solito le persone sposate sono dipinte come frustrate, represse, depresse e con un matrimonio alle spalle, travagliato. Non c'è un matrimonio in una serie televisiva che vada bene, sono tutti matrimoni falliti, fallaci o in via di fallimento, tutti. E come tutti quelli di questa serie sono falliti o in via di fallimento, però è una serie sull'amore. Attenzione, è una serie sull'amore. Ma torniamo a bomba. Quindi c'è questa protagonista, Gianna, che già il nome mi fa saltare i nervi, il suo carattere è peggio, ma già il nome mi fa saltare i nervi, che si lamenta che in 3 anni sostanzialmente non ha mai avuto un ragazzo, ok? Più che lamentarsene lei, oltre a lei, se ne lamenta anche la famiglia di lei, per cui, motivo per cui nei pranzi di Natale il suo posto è sempre tra i bambini. Non viene mai messa al tavolo dei grandi, tra virgolette. Non c'è mai il suo posto perché lei è sempre spaiata, ok? Quindi decide, un mese prima dell'ultimo pranzo di Natale, di dire no, io ce l'ho fidanzato anche se non ce l'ha, ok? Da quel momento, lei non ha avuto, ripeto, lei non ha avuto per 3 anni nemmeno un appuntamento. Nel giro di 20 giorni, uomini, donne, criceti, tavolini, lampade, qualsiasi cosa le passa davanti, e non sto dicendo qualsiasi uomo, qualsiasi cosa, neanche qualsiasi uomo, voglio dire, non è che si metta a scegliere, ok? Qualsiasi persona che abbia un lieve interesse nei suoi confronti le passi davanti, diventa un'ipotetica persona da portare come suo fidanzato, qualsiasi, e con qualsiasi io voglio dire qualsiasi, cioè questa persona
ha lavorato per anni in questo ospedale, faccio un esempio, ha due colleghi che le vanno dietro, si capisce che le vanno dietro, e dopo 3 anni, incredibilmente scopre che può uscire anche con questi colleghi, che c'erano anche prima, eh? Non è che sono spuntati fuori dal nulla. No, no, lo capisce dopo. Così come con i pazienti può anche uscire, no? Cioè, sono sempre esistiti i pazienti, anche interessanti, però guarda caso, gli unici interessanti del globo terracqueo arrivano tutti mentre lei ha bisogno di portare qualcuno. Tutti. Tutti. Comunque. Perché dico qualsiasi cosa le capiti? Perché, cioè, arriva a un punto. Adesso parlerò. Chi se ne frega gli spoiler, tanto ormai la serie è andata. Vedrete il video perché probabilmente avete già visto la serie. Quando dico che accetta qualsiasi cosa le passa davanti, non so, un tramezzino lo prende, un riccio lo prende, non sto scherzando perché c'è una scena. Mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio. In cui lei passa di fianco ad una nave. Da questa nave scende un marinaio che inciampa, ok, un pescatore, e le cade addosso, ok? Cioè non è che le cade addosso, inciampa, la prende dentro e le chiede scusa. E dal fatto che gli è caduto addosso, inizia una relazione, perché lui le dice, ah, ok. Comunque, le è appena caduto addosso un completo estraneo dopo il Covid, ok? E le dice: se vuoi mi trovi al mercato. Perché così, no? Ci conosciamo, così. Un pescatore che è caduto da una nave le è caduto addosso. E lei va al mercato e poi si frequentano con un tizio che poi si rivela essere un fuori di testa totale. E ci va. Cioè, gli è passato davanti. Ma sì, anche lui, no? E quindi ci sono, si aprono. La cosa che mi fa impazzire, si aprono 6 linee narrative, se non 7. Cioè, questa ragazza inizia a frequentare un professore, ok? Lo frequenta per una volta, non si sa più, non si. Non si capisce più come va a finire. Non viene detto se si sono risentiti, se è finita lì, dove è finito lui. Si è aperta e si chiude. Tac, aperta e chiusa. Una linea narrativa. Il pescatore che gli cade addosso. Seconda linea narrativa. Terza linea narrativa. Le viene presentata una persona in carrozzina, facoltosa, che fa tantissime cose per lei per farsi notare. E che lei, da cui lei scappa. Perché sembra troppo, ok? Lei scappa da lui e non si sa più niente. Per puntate intere non si sentono, non si chiamano. Dall'amore folle al nulla, così, tanto per, no? E lui riappare davanti alle bancarelle mentre lei è in giro col fratello e non si sa più niente. Non si sono sentiti, non si sa più niente. Così, lo fanno apparire tanto per, no? Poi riveniamo al perché. Ed è la terza. Quarta linea narrativa. Lei incontra un ragazzo di 19 anni di cui si innamora, con cui va a letto, a cui porta una torta. Forse qui la linea narrativa più o meno è chiusa perché il ragazzo, dopo che lei ritorna da lui, mentre sta frequentando, perché queste persone continua a frequentarle nel frattempo, non è che le ha messe da parte e basta. No, ritornano, quindi c'è sia con uno sia con l'altro contemporaneamente. Infatti c'è un parapiglia, a un certo punto si pigliano a botte due degli spasimanti. Però vabbè, che è normale stare con 4-5 persone, frequentare 4-5 persone contemporaneamente. È normale, lei è poliamorosa. Non ha frequentato nessuno per 3 anni e poi si è scoperta poliamorosa. Comunque. Quarta persona, si chiude, ok. Quinta persona, la collega con cui ha passato anni e anni, ok, in ospedale, e che si accorge di lei solo adesso, questa collega con cui passa una serata, tra l'altro scena super cringe, perché mentre tornano in barca,
Questa collega si china a livello gonna e scusate, le fa un servizietto alla fagiana, ok? Interrotto perché il barcaiolo se ne accorge, quindi finisce lì, no? Ecco, è appena successo che lei ha capito che può stare anche con una donna. Quindi andrà da qualche parte questa linea narrativa. Viene interrotta così, chiusa. Ha avuto questo episodio di lavaggio fagiana, diciamola così, e questa collega a lavoro non si vede più, non si sa più che fine ha fatto, non si intravedono, non si parlano, è scomparsa. Le ha leccato la fagiana e poi si è data la macchia perché è un crimine, no? Si sa che nelle serie TV è un crimine fare questa cosa, quindi bisogna scappare, cioè è chiaro, no? Cioè, quale spettatore non sa che questa è un crimine? Chiaramente è ironia, se non lo capite. E quinta linea narrativa, quindi 5 spasimanti e ne arriva un sesto, chiaramente arriva l'altro collega di lavoro, l'altro dottore che comincia a provarci con lei, anche lui lavorava da tempo in memore con lei, solo adesso ci prova. C'è un discorso tra loro in cui lui dice a lei che gli piace, che le piace, cioè che a lui piace lei, e stop, finisce così. Non c'è una risposta di lei, non si sentono, non si sa se si sentono, non si sa se si vedono, non si sa niente. Lasciato così. Ma sì, dopo anni che lavoriamo insieme, te lo dico, poi ci rivediamo a lavoro. Non è successo niente. Come niente fosse. Sei. Sette, perché sono sette le linee narrative, sette. L'ex fidanzato di lei si ripresenta, ok? L'ex fidanzato per cui lei è stra-innamorata e dalla prima puntata ci fa capire che è stra-innamorata di questo ex. Questo ex si ripresenta a casa dei suoi genitori. Quindi tu ti immagini che ce lo mettono nella serie per qualche motivo questa apparizione. E invece no. No! Ce l'hanno messa. Ma sì, dai, abbiamo messo un troiame completo, facciamo l'ambaradan finale, no? Abbiamo fatto il casino, abbiamo messo di tutto, ci abbiamo messo l'elefante, il pachiderma, lo scoiattolo, il riccio, il topo, mettiamoci pure la giraffa, facciamo lo zoo, no? E questa è la prima grande incoerenza. Poi, perché ce n'è. La recitazione, ok? Io non sono un grande attore, io anzi sono un attore mediocre, forse anche meno di mediocre, ok? Però so cosa vuol dire avere una recitazione impostata, essere overacting, cioè recitare troppo, troppo, ok? Allora, gli altri attori sono accettabili, dai, più o meno sono accettabili, ma la protagonista, santo Dio benedetto, Dio benedetto. Non mi puoi parlare come in una pubblicità. Non sei in una pubblicità. Io non sto guardando una pubblicità. Anche se da alcune scene sembra, perché tra l'altro questa sera è uno spottone a Chioggia incredibile. Chioggia, bellissima città, però potevano anche mettercelo sotto. È una pubblicità per Chioggia e Venezia, perché anche Venezia si girano alcune scene. Ma cioè, parla tutta impostata. È innaturale. Non c'è naturalità, non c'è la relazione con gli altri. Poi, col passare delle puntate, magari qualcosina viene fuori. Ma la relazione con gli altri nelle puntate non c'è. Cioè, lei è al tavolo con gli altri e parla con gli altri come se stesse parlando davanti a uno specchio e ripetendo la battuta. Non c'è relazione, non c'è il calore di una relazione, non c'è la naturalità. Non c'è niente. Cioè, è una persona su un palco che sta parlando a un pubblico, che deve intrattenerlo. Avete presente nei monologhi? Questo è questo, ok? Quindi, l'assurdo, l'assurdo, ok? Oltre a questo, la prevedibilità delle cose che succedono. Per quanto alcune siano assurde, ok? Ci sono delle cose che tu senti a distanza di puntate, ok? Cioè,
due o tre puntate prima si capisce che la sorella, ve lo spoilerò tranquillamente, tradirà il marito con il collega del bar dell'altra ragazza, perché sono quattro amiche, come vi ho detto, una che lavora in un bar, una che fa l'infermiera, che è la protagonista, una che non si sa che lavoro faccia, che è la sorella della protagonista, e un'altra che anche lei non si sa che lavoro faccia, che è Titti, che è la single impenitente, diciamola così, che poi si fidanza con... Vabbè. La ragazza del bar è innamorata del ragazzo del bar, suo collega, e si capisce da puntate di... da molte puntate prima che quel ragazzo finirà con la sorella della protagonista. Perché? Perché è sposata, perché gli fa tanti favori e perché prima o poi questa amicizia deve andare a puttane, no? Perché sennò perché farla vedere tanto forte? Deve andare a puttane, eh. E tutte le amicizie devono andare a puttane. È una prassi, come i matrimoni devono fallire tutti per le serie, così le amicizie devono fallire tutte. Infatti il matrimonio della Margherita lì, mi pare si chiami Margherita, la sorella della protagonista, va a puttane chiaramente perché lei va a letto con il collega dell'amica, così sputtano da amicizie ma e a matrimonio tutte e due. Olè! Facciamo questa bella cosa che ci può stare, però lo senti a puntate prima, così come il fidanzamento di Mario, il pazzo pescatore pazzo, mettiamola così, con Titti, la singola impenitente, la senti puntate prima, già sai che finirà così, lo sai già, così come il tradimento del papà. Così come la mamma che gli chiede scusa, si sente già da puntate, scontato, scontato, scontato. Quindi questo, il fatto che tutto sembra uno spot, perché tutto è fatto proprio a inquadrature per far vedere bene la città, proprio lo spottone, no? E proprio la ciliegina sulla torta, la ciliegina, come a dirti, oh, t'ho preso per il culo per bene. Il finale. Ora, se non avete fi visto il finale, se non vi ho spoilerato troppo e volete comunque sentire, se vi ho spoilerato tutto e ormai non me ne frega niente, quindi volete sentire cosa ho da dire, il finale. Nel finale hanno fatto una scelta di un paraculo, ma di un paraculo, santo Dio, che la metà basta. Perché? Perché? Allora, immaginate. Io ho aperto sette linee narrative e le ho lasciate lì, senza chiusura, cioè sette spasimanti che non si sa come è andata a finire, ok? C'è il pranzo di Natale, quindi uno dei sette dovrà apparire, devo chiuderla la serie, giusto, no? O comunque c'è l'ottava ipotesi, quella di dire lei è da sola ed è contenta di star da sola, scelta più paraculo di tutte, no? Ma loro fanno di più. Di più. Inizia la cena e arrivano degli invitati. Si immagina che sia il ragazzo, no? O la ragazza della protagonista. E invece sono un paio di ragazzi, che poi vi dirò che è l'unica cosa che mi è piaciuta, tra l'altro, questa coppia di ragazzi, un'anziana che è una delle pazienti che, tra l'altro, mi sta di un culo. Mamma mia, un personaggio terrificante. Invadente, terribile, una persona con cui non sarei mai vicino, ma manco se mi pagassero, che fuma mentre è in ospedale per la bronchite, cioè sei già a carico dello Stato, brutta bestia, e ti metti pure a fumare, non perché è brutto essere a carico dello Stato, ma già che sei a carico dello Stato, non ti mettere a fumare per la... Hai la bronchite, non ti metti a fumare, no, giusto? Se no, non ci vai in ospedale, ti butti dal ponte, no, ok? E arriva la vecchia. E dopodiché arriva Titti con Mario, appunto la singola impenitente, e il pescatore. E dopodiché arriva qualcun altro, ma non mi ricordo. E poi suonano il campanello. E tu ti aspetti che finalmente ci sia una scelta, perché comunque il fatto di essere da sola, no! Perché è arrivata tanta gente. Te l'aspetti, no? E quindi lei apre la porta. E non ti fanno vedere chi è. Non solo, ti dicono anche poco dopo, no, io non ve lo voglio dire chi è. Allora, in un solo modo sono riusciti a pararsi il culo
dalle sette linee narrative tenute aperte, che amen, tanto. Quindi le ho lasciate aperte così almeno ti lasciavo la sorpresa di essere colpito che non ti dicevo la risposta. E devi essere tu a scegliere chi dei sette è. Devi sceglierlo tu, carino mio, lo devi scegliere tu, capito? Bello, bello, bello. Si sono parati il culo perché qualsiasi di queste scelte sarebbe stata una scelta loffia, molle, perché il professorino di inizio serie avresti detto ma che cazzo c'entra, l'ha visto inizio serie una volta e basta. Il pescatore c'era già. Il ragazzo in sedia a rotelle sarebbe stata la tipica storia ricco con la povera, quindi scontato. Il ragazzo di 19 anni sarebbe stato, ecco, l'amore trionfa sempre, a chi se ne frega dell'età. Ecco, magari avrebbe chiuso bene con il presentarsi della collega. Sarebbe stato interessante, secondo me, un po' diverso. Oddio, affine alle politiche di Netflix, alle ultime politiche di Netflix, però come al solito, cioè, però un po' interessante. L'ex sarebbe stata una chiusura normale della serie, perché all'inizio si apriva con lei che scappava dall'ex, che non voleva farsi vedere dall'ex, e si chiude con l'ex di l'amore della vita che torna, scontato. Così come scontato il collega di lavoro non cagato, no, l'underdog, cioè quello, l'imprevisto, l'imprevedibile, quello che ti accorgi che sei, ce l'hai sempre avuto di fianco e finalmente ti accorgi che lo ami, no? Sarebbe stato troppo scontato. Quindi faccio la scelta più paraculo possibile. Tra l'altro, piccolo particolare, ma sta cena di Natale, sto pranzo di Natale, ma la mamma o il papà, ma per quanti hanno preparato? Cioè, dovevano essere 8 persone, 9 persone e si presentano in 15. Tra l'altro, senza nemmeno avvisare, arrivano, si siedono, la figlia li fa accomodare, ma tranquille, no? Ma sì, tanto dove mangiano in 8, mangiano in 16, no? Il cibo si crea da solo. In realtà il papà non è che il bambino, perché a un certo punto scappa il bambino dal presepe, perché cade nel canale. In realtà non è scappato il bambino è il padre. Il padre è Gesù Cristo, che a un certo punto va in cucina e raddoppia il pane, raddoppia l'arrosto, raddoppia qualsiasi cosa, no? È questa cosa qui, capito? È per quello che è tutto fila. Comunque, voglio chiudere con una cosa che mi è piaciuta, anche se l'avete messa per tirare gli applausi, cioè chi è che non ci casca nella lacrimuccia, nel dire ah, che bella questa cosa. Allora, la trentenne santa vergine che non ha mai visto neanche un, non dico cosa, e che ha questo spasimante che non sa chi è, che gli regala gli origami e non sa chi è, e pensa sia quel collega che poi è andato con la sorella della protagonista, no? E pensa sia lui, infatti, ha questo brutto colpo, che non è lui, è la tradita, tra virgolette. Ecco, lei che trova questi origami e lo spasimante si scopre essere il ragazzo sordomuto che lavora in ospedale. Beh. Mi è piaciuto, ma mi è piaciuta l'idea, non la realizzazione. Perché la cosa bella nella scena qual è? Loro si trovano, no? Perché lei, Gianna, capisce, Gianna la protagonista, che chi faceva gli origami è il ragazzo sordomuto, quindi gli fa presentare, no? Dice, guarda, te lo presento, perché è lui, no? È lui, no? Così. E si scopre che lei parla il linguaggio dei segni, quindi meraviglioso a livello emotivo, gli dice, cazzo, sono fatti l'uno per l'altro, perfetto, cioè il destino, no? La manifestazione del destino, questo è bello come realizzazione. Finché non c'è questo leggero, cioè, ci deve essere sempre qualcosa che non va, no? Il ragazzo sordomuto dice, sì, sono io che ti ho fatto gli origami, sono io, no? E ci può anche stare. E lei, che non ha mai avuto un appuntamento con un uomo, non è mai stata con un uomo, non ha mai sfruttato, come si può dire, non ha mai consumato con un uomo.
C'è stato il Covid, non sa chi è sto tizio, l'ha appena visto. Cosa fa? Lo guarda negli occhi e gli prende le mani. Davanti all'amica gli prende le mani. La scena fino a quel punto era bellissima perché si chiudeva un cerchio a livello di sceneggiatura. Da quel momento diventa di un cringe. Mi è salito il pelo delle gambe mi è salito fino alle narici. Dal cringe, cioè una roba. Ma perché? Ma perché devi rovinare una cosa che funziona? Perché? Perché? Ma veramente, io non lo capisco. Comunque, odio il Natale. Questo era un po' il riassunto di quello che mi è piaciuto, una cosa, e non mi è piaciuto tutto il resto. Vi invito a vederlo, giusto per farvi un'idea, giusto per capire se sono l'unico a pensare a queste cose o se le pensate anche voi. E come al solito le serie italiane ci regalano sempre queste belle chicche di genio, belle, alla cazzo di cane. Ciao ragazzi.